Arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Hernandez. Pogba. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Lucas Paquetá. Tocco morbido. Neymar. Opportunità di ripartire. Prova a darla profonda nello spazio. Un cucù! Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Per riuscire a pescare un compagno in quel modo servono piedi buoni e ottima visione di gioco. Peccato che non siano riusciti a sfruttare questa occasione meravigliosa. Pallone dentro. Intercetta il passaggio, pericolo. Forse hanno deciso di cambiare strategia. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. L'esterno difensore la caccia lunga. Se ne va. Ha spazio sulla fascia. Giocata interrotta. Devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Mbappé. Supera il diretto avversario. Si spinge in avanti sulla fascia sinistra. C'è il cross, ci mette la testa. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Pubblico presente nella partita di oggi. 80.607 spettatori. Gabriel Magalhães. Pallone interessante, in verticale. Grande movimento nello spazio. Neymar! Trova la rete! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Pazzesco! Il tiro aveva un effetto pazzesco! Semplicemente fantastico. Certo, con i palloni di oggi fare dei tiri carichi di effetto è più facile, ma secondo me la cercata e la messa proprio dove voleva. Grandissima esecuzione. A un 18 minuti sul secondo tempo. Sempre lui, ancora una volta, doppietta. Camisa 10. E si riparte dal netto 2-0. Questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Provano a partire in velocità. Sceglie di andare per vie verticali. Gabriel Magalhães la mette sulla sinistra. Il pallone per Neymar. Errore qui, pallone sprecato. Qui può partire il contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Mbappé. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Cambio di gioco per diversificare la manovra. Ci prova con un pallone profondo. Lucas Paquetá. Pronto al tiro. Errore qui. Tenta nuovamente. Traversone in arrivo. Minaccia sventata. E ha tentato la giocata spettacolare, ci è mancato davvero poco. Ha dimostrato di avere un grande istinto qui. Si è coordinato bene, certo non era facile. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di fare entrare il mister. Aveva dato tutto. L'allenatore ha fatto bene a concedergli un po' di riposo. Occasione da rete e colpisce il palo. Rafinha. Cross di Rafinha. Conclusione. Conclusione sul fondo.
Mbappé. Lancio lungo del portiere. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Lucas Paquetá. Sceglie di andare per vie verticali. Ecco Griezmann. Vede lo scatto e cerca la profondità. La Francia riconquista subito la sfera. Pavard. E passa. Lo tenta la conclusione. Ci riprova. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ma doveva tirare. Fabinho. Possesso di palla prolungato per amministrare il vantaggio. Il Brasile recupera la palla e si prepara a reimpostare. Attenzione, grande chance. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Ora indicato. Palla dentro di un minuto di aggressione. Calcio di punizione per il Brasile. Un'ammonizione che non sorprende più di tanto. La Francia ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Prova a darla profonda nello spazio. Supera il diretto avversario. Neymar. Ci sono andati vicini, ultima azione della partita, non c'è più tempo, finisce qui. Erano sotto pressione, dovevano vincere e hanno portato a casa il risultato. Possono ritenersi soddisfatti. Che idee ti sei fatto sulla partita?